prepariamo i calzoni veloci in padella. In una ciotola mettiamo la farina, il sale, un pizzico di bicarbonato, l'olio, l'acqua e mescoliamo fino ad ottenere un panetto. Facciamo riposare il panetto per almeno 30 minuti. Dividiamolo poi in 6 parti e stendiamo la nostra sfoglia sottile. Mettiamo al centro la passata di pomodoro, per me senza nickel, e aggiungiamo la mozzarella a fettine senza lattosio. Chiudiamo il calzone e con una forchetta chiudiamo bene i bordi, dopodiché bucherelliamola in superficie. Facciamo cuocere il calzone in padella a fuoco medio-basso per circa 3 minuti per lato. Non utilizziamo una mozzarella fresca perché rilascerebbe troppa acqua e rischierebbe di rompersi il calzone. Ed ecco qui il calzone veloce, super filante, pronto e davvero buonissimo.